Bene, nel filmato precedente abbiamo visto come scaricare e come installare Mule, adesso invece vediamo il suo utilizzo partendo dalla prima configurazione, perché la prima volta che lo aprite dovete fare alcune operazioni preliminari che ora vi illustrerò, necessarie quindi solo al primo avvio. Faccio doppio clic sull'icona di Mule che abbiamo ottenuto sul desktop e la prima cosa è un avviso di sicurezza di Windows, cioè Windows ci fa la solita domanda, vuol sapere se si può fidare di questo programma nuovo che non conosceva appena installato. Noi gli dobbiamo dire di consentire l'accesso, quindi dobbiamo dire che DMU si può fidare e che deve dargli la possibilità di accedere ad internet e alla rete domestica in generale. A questo punto, questa è la finestra iniziale in cui l'Emule, diciamo così, mostra alcuni server suoi. Questi li andiamo, senza stare a pensare quali siano, li andiamo sempre ad eliminare perché poi li rifaremo, rimetteremo questo elenco con dei server a nostra scelta. Quindi facciamo tasto destro, elimina tutti i server. Ci viene chiesto se siamo proprio sicuri di eliminarli e rispondiamo di qui, di sì. Il motivo per cui vi sto facendo fare questa cosa è che esistono alcuni server spia che sfruttano Emule per spiare insomma quello che scarichiamo da internet e via dicendo. Quindi bisogna sempre utilizzare un elenco di server che siano stati diciamo considerati sicuri, anche se poi la certezza matematica non c'è mai. Andiamo a cliccare quindi poi su, dopo aver eliminato quindi questo elenco di server, andiamo a cliccare su opzioni e ci dobbiamo assicurare che ci siano una serie di piccole configurazioni. Innanzitutto, andando alla scheda connessione, metterete, se non c'è già, ma sicuramente non ci sarà e lo troverete così vuoto, metterete la spunta qui su connessione automatica all'avvio e vi assicurerete anche che ci siano segnalate sia la rete CAD che la rete ED2K, che vuol dire EDONKEY 2000. Quindi in questa maniera noi stiamo consentendo ad Emule di partire con la connessione in automatico ogni volta che lo apriamo senza essere costretti noi a cliccare ulteriormente il pulsante connetti usando tutte e due le reti possibili per la connessione. Un'altra cosa molto importante da configurare è il non aggiornamento automatico dei server, quindi vado a cliccare la scheda server sulla quale ci sono queste tre spunte relative appunto all'aggiornamento dell'elenco dei server che devono essere tutte vuote. Queste tre caselle di controllo non devono avere la spunta selezionata perché, come vi dicevo prima, altrimenti rischieremmo con l'aggiornamento automatico di trovarci in elenco dei server spia, quindi non attendibili. Dobbiamo essere sempre noi a scegliere a quali server Emule si deve connettere. Quindi andate a server e svuotate queste tre caselle di controllo come ce le ho io in questo momento. Infine sarà necessario andare su internet, quindi qui clicco OK, per fare in modo che alcuni server sicuri, almeno 3 o 4, entrino in questo elenco. Quindi io qui ora chiudo le Mule, rispondo di sì che voglio veramente uscirne, si chiuderà tra qualche istante, ecco qui, e torno su internet tramite l'Internet Explorer. Eccoci qua. Sono su Google, eccomi, e su Google scrivo server Emule. Ora a questo punto mi verrà fuori il solito elenco di siti. Ce ne sono alcuni di cui vi potete fidare, altri magari che non sono conosciuti, quindi non è sicuro né che siano attendibili né che siano truffaldini. Io vi posso assicurare che su alcuni di questi, per esempio questo sito qui, Giardini Blog, vi potete fidare dell'elenco di server. Tra l'altro ora c'è un elenco aggiornatissimo a gennaio 2011, quindi al mese in cui stiamo registrando questo filmato, probabilmente, quindi già di qui possiamo prendere il nostro elenco. Ma se scendo ce ne sono anche altri. Per esempio, emule.it è anche la comunità italiana di Emule, anche di questo sito vi potete fidare, come anche di Jackissimo, che è un altro blog che parla di articoli di informatica, eccetera, eccetera. Quindi, per esempio, andiamo a prendere ora questo sito. Lo clicco, server Emule aggiornati a gennaio 2011, è sempre molto importante che la lista che andiamo a scaricare sia quella aggiornata, quindi poi magari periodicamente, ogni 5-6 mesi, dovete un po' rifare questa procedura che ora sto facendo per voi. Scorriamo in basso, c'è un po' di pubblicità sul sito, ma è normale, si tratta di siti che ci offrono informazioni gratis. E da qualche parte ci dovranno pur risparmiare, guadagnare. Ecco, quindi ora ci dà alcune informazioni che noi abbiamo già fatto, tipo cancellare tutta la lista dei server, fare in modo che non si aggiorni, eccetera, eccetera, no?
E quindi qui ci sono ora alcuni server. Ecco, a dire la verità, adesso sto notando che non mi piace tantissimo il sistema che questo sito utilizza, anche se comunque è un buon sistema per aggiornare la lista dei server, perché ci rimanda a dei server, diciamo, a dei siti, scusatemi, secondari. Quindi preferisco tornare indietro e sceglierne un altro di quelli che avevamo visto nella lista di Google. Torno ancora indietro, eccoci qua, scegliamo il primo, giardiniblog.com. Vediamo un pochino. Ecco, server Emule aggiornata 2011. Scendo, vediamo un po', anche qui c'è quel consiglio che vi ho dato anche io, elimina tutti i server. Ecco, togliere le spunte da quegli aggiornamenti automatici. Queste sono cose che noi abbiamo già fatto, perché ve lo stavo dicendo prima io. Ed ecco finalmente la lista dei server. Ecco, qui vi è sicuramente tutto più semplice, perché ora ho questi link, sono già gli indirizzi numerici che puntano ai server, tutti funzionanti. Ripeto, la lista è importante che sia aggiornata al mese in cui avete installato il programma. Basterà cliccarli uno ad uno per inserirli nella lista di Emule. Quindi vado a cliccare il primo. Mi viene chiesto se il programma può aprire Emule automaticamente. Gli dico consenti, ancora consenti, si apre Emule. E nella lista appare il nostro primo server. A questo punto lo chiudo, quindi è importante richiudere Emule, si deve aprire e chiudere più volte in pratica in questa fase. Chiudo anche quest'altra finestra e voglio aggiungere anche il secondo server, quindi clicco anche il secondo, tutto lo stesso discorso, consenti, ancora consenti, si apre di nuovo Emule e stavolta i server in lista sono due. Poi lo chiudo, eccetera, eccetera, no? Quindi ora lo facciamo un'ultima volta. Chiudo ancora questa finestra, inseriamo anche il terzo. Consenti, consenti. Quindi ripetete questa procedura per 4 o 5 server finché appunto non avete un elenco di 4 o 5 possibilità per connettervi. Dopodiché sarete pronti per andare. Siccome abbiamo dato prima l'opzione della connessione automatica, Emule alla sua apertura sta già tentando di connettersi. Ora, per esempio, ci è riuscito tramite uno di quei server che gli abbiamo consigliato di usare. Sta provando ancora a connettersi anche alla rete CAD, presto riuscirà anche qui. Se riesce a connettersi ad entrambe le reti è meglio per noi, perché avremo più fonti a disposizione da cui scaricare e quindi il tutto funzionerà sicuramente meglio. A questo punto, diciamo che la fase di installazione e configurazione è finita. Nel terzo ed ultimo filmato successivo che farò, troverete in pratica anche qualche spiegazione su come utilizzare Mule.